Buonasera amici ascoltatori, benvenuti su CU Canale Industria di Parma. Tornati in diretta con il Moontalk, trasmissione delle emozioni con Andrea e Eugenio. Più vestito che mai, io più svestito. E poi abbiamo... Infatti non capisco questa cosa qua, cioè... Ti puoi denudare un po' che mi fai caldo, cazzo. Non c'ho la gita. Iniziamo così. Allora, poi dopo abbiamo Luca e Francesco dall'altra parte in regia. Bravo che ti spogli. Ci abbiamo una base un po' sexy, no? Non ce l'abbiamo lì. Sarebbe bellissimo subito. Comunque, 23:12 minuti. È una nuova settimana in cui succedono cose un po' strane, Ma in realtà non è successo niente. Va bene. No, vabbè, dai, è successo un po' di tutto, un po' di niente, un po' di tutto, un po' di più. È successo che WhatsApp è stato preso da Facebook. Oh. Per pochi soldi, direi. Per pochi. Ricordiamo il nostro numero di WhatsApp intanto: 392-0767-340. Scrivete a qualcuno e qualcuno risponderà. Il messaggio più pornografico sarà letto in diretta, ovviamente. Sì, più porno. E basta. Allora. Scatenato. Allora, ridiciamo il numero. Guarda. No, lo lascio proprio qua io. Tanto non ci starà mai in piedi, quindi lo terrò tipo così. Guarda, farò una cosa un po' strana. Non si vede, allora starò così, guarda. 392-0767-340. Troppo veloce qua. Va bene. Allora. Allora, parliamo di Facebook, che un giorno Mark Zuckerberg... Sì. Si è svegliato, da non confondere con Mark Wahlberg, l'attore. Ah, l'attore, ok. È che magari si confonde queste cose. Attore qua. Noto per... Per Pain and Gain. Ah, ok. Allora, ho studiato. Sì, ma sei bravo, ti vedo preparato, bravo, bravo. Allora, Mark Zuckerberg è diventato famoso soprattutto per Facebook. Cos'è? Com'è che si chiama quel sito che tutti ci vanno? Quello che mia zia chiama ecco. Facebook. Facebook, perché le persone, soprattutto oltre i 50, non riescono a pronunciarlo, ma sono tutte iscritte, ho scoperto questa cosa. Ma dillo in italiano, cioè è facile anche da dire in italiano. E faccia boc. Faccia libero. Anche quello. Beh, allora, un giorno si è svegliato, Mark Zuckerberg ha detto, ma io ho 19 miliardi, ma cosa me ne faccio di questi 19 miliardi? Cosa me ne faccio? Non lo so, cioè... Ai poveri, ma basta, sempre questa storia dei poi poveri. Poi è banale, lo fanno tutti. Ma sì, Prendiamo WhatsApp. Prendiamo WhatsApp, va bene. La domanda sorge un po' spontanea, ma perché? Perché, tra l'altro l'inventore di WhatsApp gli ha messo delle clausole incredibili, nel senso che WhatsApp dovrà rimanere così, cioè non può esserci pubblicità, non può essere collegato con Facebook, devono essere due entità separate. Anche perché, cioè, nel senso, è difficile collegare le due cose, secondo me. Sì. Perché prima di tutto la pubblicità distrugge WhatsApp. Sì, pubblicità distrugge WhatsApp. Perché metti caso, stai scrivendo, a un certo punto ti arriva la pubblicità gigantesca. Infatti, non credo succederà adesso. La prima volta bestemmi, la seconda volta smetti lo di cancelli usarlo. E vai su quegli altri, tipo WeChat. Ce ne sono un sacco. E poi l'altra cosa che hai detto era che? Che? Dimmi. Non mi ricordo. Come no? Stai dicendo te. No, non mi ricordo cosa che hai detto. La pubblicità, il... Ah beh, sì. Allora, collegarlo il numero a... Allora, onestamente, chi ha Facebook, secondo me, forse il 5% scrive anche il proprio numero di cellulare su Facebook. Sì, io non scrivo mai, nonostante lui me lo ricordi ogni volta che mi connetto. E ogni volta dice, mandiamo un messaggino di conferma. Ma no, ma anche lo stesso. Invece qualcuno e dice che adesso ce la fa, cioè non riusciva ad avere il mio numero di cellulare, le ha provate tutte e adesso l'ha ottenuto in questo modo. Forse è quello. Lui ha speso 19 miliardi per avere il tuo numero. Sarà quello. E poi per venire qua su CU, Sì, credo di sì. Allora, secondo me è una grande... Cioè, nel senso... Non credo. Lui, siccome rimarrà uguale, cioè l'ha fatto secondo me proprio per il capriccio di prenderlo. Fateci sapere cosa pensate di questa impresa commerciale, scrivetelo in descrizione, cioè in descrizione troverete il sunto. E poi dopo sotto i vostri commenti, tutte queste cose. E sai, la battuta che viene spontanea è: ma perché l'ho pagato, non l'ho pagato, oppure l'ho pagato 60 centesimi e lui l'ha pagato così tanto? Non lo so, in effetti non bastava come gli altri prenderlo. C'era l'immagine di Jekyll, appunto, diceva appunto questa cosa. Cioè, se uno, lui non voleva pagarlo solo per un anno, no? E quindi l'ha voluto pagare per tutta la vita. Certo. Ma allora, per chiudere, io parlerai due minuti, ma neanche, di Sanremo. Sanremo. Allora, Sanremo, la prima puntata, ha fatto il 47% di share, che è tanto, direi. È tanto, è tanto. Però è passata la storia con, come Pippo Baudo, se ti ricordi, di quel finto, non finto, due... No, c'è gente che dice che fossero attori, ecco. Dicono sempre che sono attori, perché è poco credibile che Fazio sia rimasto impassibile. Sì, è vero. Cioè, totalmente impassibile questa cosa qua. E fa un po' strano, perché se uno veramente si vuole buttare giù... Io ho visto solo quel pezzo lì, per caso, tra l'altro. E ha snocciolato un discorso che sembrava molto preparato. Molto. Cioè, o ha detto, tanto io me ne preparo uno, tanto sicuramente qualcosa succede, no? Quindi preparo un discorso strano. Ma era troppo, troppo. E poi mi sembrava quasi uno spot elettorale, una cosa del genere. Cioè, sembrava molto strano. E invece è arrivato proprio nello stesso momento, è arrivato la cosa. A me è fatto veramente strano. Però ci sta. Ci sta, perché è anche il bello di Rai, secondo me, di Facebook. E vabbè, qua no, cos'è?
WhatsApp. Volevo salutare WhatsApp, è un'altra cosa. No, niente. Poi cosa è successo? Per il resto è successo che c'è stato Grillo. Cat Stevens. Ah. Che però, vabbè, nel senso. Che adesso è diventato arabo, si chiama Yusuf Cat Stevens. Ah, Steven. Ok, va bene. E poi c'è stato Grillo che ha fatto un comizio della Madonna fuori dal palazzo, diciamo. Dicendo dentro il palazzo. Ma di tutto di più ha sputtanato. Siete morti, Andy, siete. Sì, i soliti suoi discorsi. Poi dopo magari successivamente parleremo anche di che cosa ha fatto dentro il palazzo. Ma poi quello arriverà in un secondo momento. Sai cos'è secondo me il problema? È che tutti si aspettavano che a un certo punto Fazio prendesse il microfono e andasse da Grillo e dice parla. Però non è successo. No, anche perché lui voleva fare il suo lavoro, l'ha ripetuto più volte, lasciatemi lavorare. Ma anche perché non ha senso, cioè Grillo secondo me non vedeva l'ordine. Mm. Però vabbè. Però beh, chiudendo, niente, la seconda puntata tanto ha già fatto flop. Sì, è già un cavolo di ascolti incredibile. Vabbè, c'era la Champions. C'era la Champions. E stasera c'è la Coppa UEFA. C'era anche Baglioni che cantava, quindi cioè, ci può capire. Baglioni non capisco, secondo me lo ibernano, è sempre uguale. Cioè, è veramente sempre uguale. È cioè, vero. Boh, non lo so, io non so bene quanti a anni a volte ritorna. Però c'è. Madonna. Fateci sapere cosa ne pensate in descrizione, condividete i nostri video e intanto ci ascoltiamo la canzone di Avicii, questa è Silhouette. Avicii, Silhouette, Avicii. Canzone che avete appena ascoltato su See You Canale Industry di Parma, ovviamente al Moon Talk, in onda fino a mezzanotte per le migliori notizie? No. Ma le migliori, dai, le notizie migliori. Per delle notizie e per, insomma, le cose un po' più stupide. Citando il suscitato WhatsApp, vabbè, vogliamo comunque ringraziare lo Zacca che ci partecipa, ci rende sempre partecipi di perle incredibili. Ti tolgo il piumaggio, comunque sei bellissimo, te lo spolvero, grazie, come sei dolce. Ripetiamo sempre il numero di WhatsApp. Ripetiamo, 392-076-7340. Bene, allora continuiamo a parlare di un argomento che sta suscitando nel web tanto piacere a noi. Tanto perché è la terza volta che ne stiamo parlando, attenzione. Sì, ed è la terza volta che suscitiamo nel web grandi reazioni, perché la gente ci guarda e ci fa sempre piacere. Esatto. E l'ultimo 6.000 visualizzazioni per l'ultimo video, incredibile tra l'altro, e quindi per Olimpiadi dei Soci, quindi noi chi siamo per non cavalcare sempre l'ascolto, quindi più vincenti che mai. Allora. Ma allora, io sono dell'idea che ogni volta che metti nel video come immagine di sfondo una, diciamo, una donna, le visualizzazioni non so perché ma aumentano. Sì, cioè, succede questo e fatto non so il perché. Succede questo fatto strano. Vabbè, comunque siamo qua per parlare appunto di Sochi, in cui la notizia della settimana è di Vanessa May, che è una famosissima violinista. Una famosissima violinista che ha partecipato alle Olimpiadi e gareggia per la Thailandia. Sì, che onestamente nessuno la conosce. No, no, non dire così che poi ti trattano male. No, nel attenzione. Senso che non è molto famosa come atleta. Come atleta non è famosa, perché appunto è una violinista. Ma però, come violinista nel suo settore è molto carina e molto brava, ecco, devo dire. Guardando le immagini è anche molto bella. Sì, anche molto bella. E quindi ha gareggiato col nome del padre Vanna Korn. Vanna Marchi? No, appunto quella maglia della Thailandia. Perché la Thailandia non è uno di quegli stati che offre atleti olimpici invernali. Sa, facciamo due lezioni. Dov'è la Thailandia? Dai, è ignobile come stato dal punto di vista sportivo invernale. Sì, dai, non si può dire che la Thailandia abbia regalato i risultati perché sportivi. La Giamaica invece è giusto, anche hanno fatto persino un film, anche la federazione giamaicana di Bob era bellissima, anche da quel punto quello di vista. Era un gran film, poi ecco. E quindi lei ha fatto la sua sciata, è arrivata 74esima, cioè ultima, ha preso su 73, poi quello è il bello. Sì, ha preso un distacco abissale da tutti gli altri, però si è tolta questo sfizio. È la bellezza di avere uno stato che non ha questa specialità e tu ci vuoi provare, lo fai. Certo, cioè, ma è giusto così. Ed è bello alla fine. Cioè, allora perché non l'abbiamo fatto anche noi sta cosa? Possiamo pensarci, dai, prossimamente ci pensiamo e lo facciamo. Si può fare? Sì, non lo so, quello è uno sport in cui l'Italia fa schifo proprio, che non ha... Non lo so, però c'è cioè, più o meno... Negli sci, a parte tanto che negli sport invernali noi abbiamo preso 7 medaglie. Sì, infatti stiamo spaccando, comunque. Cioè, sono tante. Di oro non ne abbiamo, però è bello. Pattinaggio potremmo fare io te, secondo me ci divertiamo un sacco. Potremmo. E poi dopo possiamo parlare sempre di un altro sport invernale che sta piacendo tantissimo, sì, il curling. È lo sport sempre a rivelazione delle Olimpiadi, perché secondo me le Olimpiadi invernali non le vede tantissima gente, anche se le vorrebbero vedere. Ma però c'è il problema. Le vede incuriosite. Che non c'è da nessuna parte. C'è soltanto sul cielo, che è un canale di Sky. Sì. E fa vedere soltanto una specie di riassunto breve. Eh sì, perché dice cielo, mi manca. Vabbè, e quindi
Parlando delle... Io non devo rispondere a queste cose, non sono tenuto, grazie. Non c'è tutti gli sport, qualcuno gli manca, c'è, mi manca. Certo. Allora, stiamo parlando appunto della Federazione Russa Femminile di Curling. Sentite che sta male per questa battuta. Beh, c'ha anche i suoi motivi. Gente in studio mi vuole picchiare. Comunque, questa Federazione Russa è molto famosa non tanto per il valore tecnico, che comunque è elevato, ma quanto per la bellezza delle sue atlete. Infatti, beh, anche perché c'è Putin che le controlla personalmente. Esatto. Abbiamo Anna Sidorova, molto... Molto bella anche lei, possiamo vedere. In due foto, prima sul ghiaccio ovviamente nel suo ambiente naturale e poi... Ma qual è il suo vero ambiente poi? Questo appunto, questo perché volevi una metafora per un altro ambiente? No. Bellissima anche Aleksandra Saintova, un'altra atleta molto bella, bionda e... non lo so, io la voglio vedere nell'ultima foto, Luca, se ce l'abbiamo. Io la immagino già tipo che ti stira le camicie con lo stesso gesto, no? Beh sì, dai. Comunque, sai cosa? Come fai a non innamorarti di una così? Ma allora, onestamente, è una gran ragazza lei. Gli occhi ti colpiscono da subito. Bella, dai, devo dire. Quindi ha sedotto tutti impazziti per queste due ragazze. Tu stai parlando del curling fino adesso, ma forse c'è gente ancora che non sa che cos'è. E quindi abbiamo l'esperto del settore. Ok, dai, Francesco, spiegaci un po' come funziona questo curling. Espertissimo. Sì, mi si sente? Sì, ti si sente. Nero di due parole, sì. È giocare a bocce. Sì, è bocce sul ghiaccio, però. Io pensavo fosse uno sport nuovo, invece c'è da tipo 500 anni. No, davvero? 500? Cioè, bocce su ghiaccio esiste. È del XVI secolo ed è nato in Scozia, come altri sport, come il golf. Sì. Beh, non lo so, non voglio dire una cagata, però sì. Sì. Non guardare con questa faccia sbagliata. Cioè. Non lo so, io mi fido, se lo dici te io mi fido. Ma sai che in Italia in realtà tipo ho sentito che molta gente ci gioca, cioè è anche quasi diffuso come sport. Ma sì, ma vabbè, ma è uno sport olimpico. Addirittura dal 1924. Però cioè è olimpico dal 24, ma viene praticato dal 98. Sì, spiegaci un po' in quanti si gioca. Si gioca, vabbè, sono due squadre di numero vario. Numero vario, quindi no, qua sono quattro giocatori. Sì. Che sono, di solito ci sono quello che lancia, sì. Che non so il termine tecnico. Vabbè, il lanciatore di bocce. Colui che lancia. Colui che lancia. Ma la palla, cioè il dischetto, due, come si chiama? La stone. La stone, la pietra. È una pietra, sì, pietra di granito, sì. Con un manico. Ah, okay. Che il lanciatore lancia facendola girare. Sì. Dalla mossa al curling, cioè. Sì. Girare. Ah, che figata. Ma sai che ho scoperto che la scopa in realtà non è una scopa così semplice, ma in realtà c'ha dei microsensori dentro per valutare la velocità. Ma questo non lo so, però serve per variare la velocità. Un attimo, domanda da ignorante, cioè loro quando scopano vanno più veloce o più piano? Vanno più veloce perché aumentano l'umidità. Lo sapevo. Aumentano l'umidità che c'è sul suolo. Ah, quindi va più veloce. E quindi aumenta la velocità. Okay. E diminuisce però anche il giro della rotazione della stone. Ah, ho capito. E quindi vince chi si avvicina più al centro o chi boccia? Alla fine è la regola delle bocce. Ah, ok. Cioè, un'area dove si fanno i punti. Cioè, giocare a bocce però con la scopa. Sì. Però sarebbe divertente. Vabbè, proviamoci a giocare a bocce. A bowling, giochiamo a bowling praticamente allo stesso modo. E va bene, ci ascoltiamo la prossima canzone di stasera. Se vi è piaciuta la spiegazione del curling, condividetela. Ma anche se non vi è piaciuto, condividetela lo stesso. Sì, per dire, guarda come si spiega male una cosa. Infatti. Ok, in arrivo... E poi iscrivetevi comunque. Iscrivetevi se vi capita, ecco. In arrivo a canzoni di Benny Benassi con John Legend. Chi? Una persona veramente figa. Vabbè, allora sentiamolo. Dance the Pain Away. Torniamo alle nostre cose. Nel frattempo che recuperiamo i cadaveri, ricordiamo, fatelo con cognizione di causa, ecco. Sì, sì, cioè nel senso, bevete solo due birre a volta. Bevete responsabilmente, sì. Nella maniera responsabile. E abbiamo parlato prima di bellezze. Sì. E quindi perché non continuiamo a parlare di bellezze? Mi viene in mente la modella che sta spopolando in questo momento, Kate Upton. Una modella famosa perché perché è molto figa. È molto molto carina, sì. E gli è stata appunto dedicata la copertina di Sports Illustrated Swimsuit Yusu. Ma allora, che praticamente è l'edizione speciale annuale della Sport Illustrated. Sport Illustrated è famoso perché c'ha sempre delle copertine, sì, con modelli, atleti, sì, tutte in costume da bagno, calendario, sì. Ci sono un sacco di attrici famose. Insomma, però quest'anno secondo me hanno spaccato, sì, quest'anno hanno deciso di rompere gli schemi e hanno deciso di fare il servizio fotografico a gravità zero in un aereo, appunto, che fa il volo parabolico e quindi che consente alle persone al suo interno di essere a gravità, sì, zero. Belle anche foto, foto molto belle, l'avete potuto vedere, bella anche lei. Ma la cosa che uno non pensa è quello che succede tutto dietro, il resto, allo staff dietro, che praticamente mentre fa le foto vola e rimbalza da una parte all'altra dell'aereo. C'è un filmato che non possiamo mettere per questione di copyright, però è molto divertente. Vi facciamo vedere appunto le foto, quella gente
attaccata che si spalma sulle pareti, che non sa più come muoversi. Poverini. Ed è una cosa molto comica alla fine, perché cioè, uno non pensa che debba finire così, in realtà. Beh, poi finisce con lei di fronte all'aereo. Esatto, poi dopo c'è lei di fronte all'aereo e l'aereo si chiama 0G. Io ho pensato, ma Playboy lo farà su un altro aereo che si chiama... Vabbè. Va bene, hai già capito, va bene, grazie. L'ha capita. Vabbè, dai, punto e virgola a capo, dai. Sì. Poi dopo, cosa stavo dicendo? Ah, sì, non vola solo le modella. No, ormai vola un po' di tutto. Vola un po' di tutto. Anche al Papa può succedere che magari sta facendo la sua solita messa. Mercoledì mattina stava appunto facendo la sua udienza, ma c'era un vento incredibile a Roma. Sì. Quindi gli è volata via la papalina. È una cosa. Cioè, perché c'è il nome tecnico? La papalina, quello che ti metti addosso. Il Papa. Si chiama il cappellino. Sì, si chiama il berrettino del Papa. Bianco, è volato via, è peccato. E è stata una scena un po' comica, perché c'era lui che tutto il tempo cercava di tenerselo, e l'unico momento in cui l'ha appoggiato è volato via. Il vento era forte, poveretto. Non contento, dopo praticamente anche il suo mantellino copri, quello, sì, non so come si chiama quello, chiedo scusa, e gli volava in faccia e non riusciva più a parlare. Quindi ci sono queste scene comiche col Papa che tipo è imprigionato dal suo mantello. E tipo parte la musica di Ben Hill. C'è stata questa scena un po' strana e un po' buffa, dai. Ma sì, dai, ci sta. Cioè, alla fine poi lui non è serio, magari come... Sì, sì, lui ci sa scherzare come sopra. Come il tedesco, sì, lì, sì. Ratzinger. Cioè, lui magari l'ha presa molto più sul ridere. Secondo me Ratzinger uccideva già qualcuno, probabilmente. Sì, avrebbe recriminato. Sì. Dopo la colomba, anche il mantello che si ribella. Insomma, questi segni mistici. Sai che ci arrivano richieste, ma sarà un segnale mistico, è già successo. Te dici che Dio vorrà dire qualcosa? No, è solo casualità, ragazzi. Ma secondo me state tranquilli. Fateci sapere cosa ne pensate, commenti, mi piace, condividete, insomma. Tutto, iscrivetevi, tutto quel che volete. Esatto, in arrivo la prossima canzone. È una di quelle canzoni che piacciono molto un po' a tutti, dai. È una canzone di Nicky Romero con Crivella, che non mi ricordo mai come cavolo si pronuncia. Crivella. Crivella. E crivelliamoci questo Legacy. Vai! E si ruppe tutto. Che bello quando si rompe nel video le cose che ti sembra che ti capiti a te in questo momento. Tornate in diretta a Moon Talk, CU, canale Industry di Parma, e al Campus Industry, appunto, che si sta popolando, credo di sì. Francesco, come procede la serata? A te che sei vicino? Ok, va bene, va bene. Mi fai potete venire, c'è gente. Potete venire perché c'è gente, dicono così almeno. E poi c'è il nostro anche amico Fabio De Vivo, che vuole che stasera fa il DJ set, tipo verso l'una. Chissà che non si riesca a portarlo dentro per un saluto. Vediamo, se lo troviamo in giro. Se lo rapiamo, forse, non lo so, va bene. E allora, invece adesso, sai cosa si parla? Di arte contemporanea. Un'arte un po' strana, un'arte che non viene capita da tutti. È un'arte anche che a volte subisce degli incidenti di percorso. Infatti, una nuova rassegna a Bari di... no, dimmi, cosa dovevi dire? No, vai. Ok, ti sei offeso o posso... No, ecco, finisci di dire... Ah, ok, va bene. E una nuova rassegna a Bari di arte contemporanea che si chiama Display Mediating Landscape. E appunto c'erano questi nuovi questi artisti di tutto il mondo anche che appunto esponevano le loro opere. Fatto sta che però una donna delle pulizie, vedendo questi oggetti un po' strani, ha detto: questi qua lo sapevo, dobbiamo inaugurare domani, è tutto ancora in disordine. Ero lì che volevo arrivare, cioè nel senso che purtroppo non voglio dire niente di una parte o dell'altra, però il problema dell'arte moderna è che deve essere capita molto. Ma è quello il problema, soprattutto in certi casi. Tipo, non mi ricordo bene chi l'ha fatto, ma c'è, ha fatto un successo della Madonna, una scatola di scarpe. Sì, è vero. Cioè, era una scatola di scarpe e l'hanno pagata un milione. Cioè, adesso magari sto dicendo delle cose un po' così, però l'avevano pagata tantissimo ed era una scatola di scarpe. Sì, niente di più, niente di meno. Fatto sta che questa donna delle pulizie, vedendo questa roba per terra, sconfusionata, dice: cavolo, domani dobbiamo aprire, che è tutto sporco. Ma sì, tutto distrutto. Sa, adesso io pulisco. Ha buttato via tutte le opere, cioè non tutte le opere d'arte, ma gran parte delle opere d'arte presente. Cioè, quelle che lei non reputava opere d'arte. Esatto. Cioè, quindi alla fine un uomo medio non reputa opere d'arte queste. Ha buttato via le opere di 5 artisti su 40 ad esporre. Vabbè. E per danni per 10-12 mila euro. Insomma, tutte queste opere d'arte sono state portate via dalla Nettezza Urbana di Bari e compattate nella compostiera, tutte messe lì, quindi sono irrecuperabili praticamente. Ha detto che cercheranno di tirare fuori dal rudo qualcosa, ma che ci sono poche speranze. Ci sta, però alla fine, io ripeto, continuo a dire, cioè l'arte o come ora è molto difficile, cioè nel senso non è più neanche il quadro adesso. Il quadro è quasi una cosa vecchia. Sì.
Boh, non faccio fatica continuamente a capirla sta cosa qua. Io ho visto una di queste opere che è molto bella. Io stavo pensando all'immagine 4, Luca, nella prima cartella, quella con che praticamente è un'installazione che prevede degli oro saiva appoggiati su un tavolo. Che sono veramente oro saiva. Sono oro saiva e alcuni di essi sono per terra e quindi la donna del pulizetto qui stavano mangiando. Figa, ha sporcato tutto e ha buttato via gli oro saiva e l'artista praticamente cosa ha fatto? Ha rimesso gli oro saiva nella stessa posizione diversa. Cioè, però comunque che concetto di opera d'arte è? Se può cambiare, cioè, è quello non che ha un valore intrinseco. Cioè, nel senso, c'è alla fine gente che veramente tipo Cattelan si chiama, sì, qualcosa del genere, che ha fatto tipo un cavallo appeso a una parete. Mm. Che anche lì dici, che cos'è? Niente, è un cavallo appeso a una parete. Il problema dell'arte moderna è che ho sentito vari programmi. Sì, e qui dicono... abbiamo un esempio un attimo di Homer, sì, che appunto ci presenta la sua opera d'arte, che era più o meno simile a questo concetto. Ah, sai cos'è il problema principale? Che molta gente vuole dare interpretazione a tutto ciò. Sì. Ma in realtà, tipo, per molta gente, cioè, tipo, per gli autori, gli artisti stessi, non c'è interpretazione. No. Cioè, sono così. E se ti piace, è così. Sì, non te la spiegano alla fine. No, perché per dire, uno, tipo, aveva fatto un dito gigante di fronte alla banca, alle banche, a Milano. Sì. Cioè, alla fine, un dito medio, scusa. Ah, ok. Cioè, alla fine si sa che cosa sta a rappresentare. Però l'artista, quando gliene ha chiesto, fa, ma perché? Vostra interpretazione andava così. Fatto sta che appunto l'azienda delle pulizie dovrà pagare una multa e appunto una penale se l'assicurazione non provvederà per lei. Sì. Dovranno pagare una multa anche i cittadini di Roma per la nuova iniziativa del capo della polizia, Raffaele Clemente, credo. Sì, no. Raffaele Clemente, capo dei vigili di Roma, che ha avuto un'idea luminosa. Ha detto, ma cavolo, ma perché io non mi creo un bel account su Twitter e voi mi fate le foto ai veicoli in doppia fila, me li mandate a me, io mando le volanti e li faccio multare. Ma sai che anche a, senza far pubblicità, però tipo a Parma, sì, c'è una cosa simile. Si chiama su Parma, Parma si chiama stronzo che cazzo guarda. No, Parma punto Repubblica, che sì, è il quotidiano La Repubblica. Sì, sì, sì. La versione per Parma. Ah, ok. E ognuno può tipo manda una foto del tipo, ma perché questo parcheggia così? E ci sono sempre macchine dappertutto. Ok. Però lì sono tutti da anonimi. Invece qua no. Qua no, qua se tu mandi il tweet a questa persona, lui la guarda, manda la volante e fa multare le macchine. Dovrebbero farlo più in più città, secondo me. Si è creato un problema di privacy, perché uno andando nel suo profilo praticamente vede chi ti ha segnalato. Se hai preso una multa, tu guardi e vedi lo stronzo che ti ha segnalato. Vabbè, ma alla fine su Twitter puoi essere anonimo. Sì, ma cioè, nel senso, non risulta il tuo nome. Insomma, quando twitti, se lui ti retweeta, compari comunque. Ma però ci sono i nickname su Twitter. Vabbè. Dico quello. Beh, comunque sì, nel senso, ci sta. Quindi la gente vede il tuo numero di targa, ti vede, quindi ci sono dei problemi un po' di privacy, non si sa se. Però io la ritengo una cosa abbastanza utile. Pensa soprattutto per Amali Estremi e Estremi Rimedi. Pensa perché, se il marito viene beccato con l'amante in doppia fila. In doppia fila. Multa e dramma. Dramma umano, sicuramente. Fateci sapere un po' cosa ne pensate, commentatelo e condividete il video. E dai, questo è la tua iscrivetevi e poi fate qualsiasi cosa volete e stuprate il nostro video quanto volete. Va bene, va bene. Ok, in arrivo la prossima canzone, che è una canzone di un artista che ormai abbiamo mettiamo ogni 3x2 praticamente. Ah sì, beh, ormai è il nostro miglior amico. Questo è Zed Spectrum. Tornate in diretta a Moontalk, Zed Spectrum, la canzone che avete appena ascoltato, e siamo prima ancora noi. Prima o poi ci dirà Francesco quanto prende da Zed. Esatto, tu mi devi dire adesso perché metti tutti i pezzi di Zed e cosa t'ha fatto questo personaggio. Ah, perché lo godo come artista. No, lo godo come artista, va bene. Qual è la canzone che preferisci di più di Zed? Questa è quella che preferivo. Sì? Sì. Quella che me l'ha fatto conoscere. Quello che per cui ti ha pagato di più per dire sì, che ti sì piace. Ah, okay. Va bene, diciamolo, va bene. Va bene, abbiamo parlato di Roma, città nota per le vicende politiche. E continuiamo a parlare di Roma, però dal punto di vista più spirituale, spiritico, le presenze oscure, qualcosa di mistico, non lo so. Però si parla di Andreotti, voi sì mi direte, perché di Andreotti? Andreotti non è morto. Invece cioè, no. Alcuni dicono che è ancora vivo, siccome era invincibile. Beh, Michael Jackson ed Elvis, no? Alla ma fine. Sì. Il problema è che... Io me li immagino tutti alle Maldive che brindano. Come si può notare dall'immagine? Sì. Cosa si vede? Letta che parla. Letta che parla, era uno degli ultimi giorni di governo di Letta. E dietro chi c'è? E dietro c'è il fantasma. Che sta twittando. Che sta twittando probabilmente, sicuramente. Ed è ovviamente un fotomontaggio, ecco. Però è una foto che ha dato molto scalpore. Non è un fotomontaggio. No, è vero, è veramente. È vero, è vero. Tant'è che io credo nei fantasmi. È stata pubblicata da un sito che fa scherzi, ma in sì molti ci hanno creduto. Hanno detto, no cavolo, è tornato.
problema di internet. Io mi ricordo tipo la mummia di Lenin nei Simpson. Devo distruggere il capitalismo, Tavares. Più o meno la stessa cosa da parte sua, no? Ma ci sta, perché alla fine la gente crede in queste cose. Ma perché la gente è alla ricerca sempre del soprannaturale. Gli piace. Cioè, sono come quelli che vanno a vedere gli illusionisti. Lo dice la stessa parola, è un illusionista, non è vero. Però la gente piace credere che sia vero. Beh, adesso i maghi anche. Ecco, sì, anche i Maya. Maya, sì. Ma invece parliamo di quell'uomo che è ancora vivo, che è lì davanti, che dovrebbe, però purtroppo non è più vivo. Cioè alla fine no, è vivo, ma politicamente adesso è in vacanza, diciamo. Ma allora, dal 16 febbraio lui ha detto basta. Più che altro, io non ci sto più, governo ladro. Gli è stato detto da sopra, basta, ecco. E infatti, il suo nuovo capo gli ha detto: ciccio, piantala, adesso ci sono io. Vengo io. Andare. E cosa è successo? Il problema è che, cioè, è passato da un giorno in cui lui parlava con Obama, con la Merkel. Infatti, possiamo vedere. È passato da stringere la mano a Obama alla foto dopo. Praticamente col cappellino, come un barbone a Roma col cappellino blu e col figliolo che passeggia col figlio. Ma è triste questa cosa. Cioè, lui che era la persona più importante in Italia, il giorno dopo non è più nessuno. Però alla fine tipo, è una bella parabola, dai, della vita. Sì, ma secondo me lui l'ha anche vissuta bene, perché la sua porca figura l'ha fatta molto dignitoso. Non ha combinato molto, ma comunque non ha fatto danni. Questo è già una cosa positiva. Ma in realtà qualche danno, micro danno l'ha fatto. Però niente. Attenzione a quello di eccezionale. Che ci sono persone cattivissime che commentano. No, ma infatti non dico niente. Cioè, nel senso, qualcosa magari sbagliato, qualcosa di giusto. Sì. Non è mai. Sai cos'è il problema di Letta? Sì. È che non è un grande comunicatore. Ha fatto il suo. Sì, però Renzi ogni cosa che fa, lo fa, l'amplifica. Molto più. Invece il problema suo è che purtroppo non sa comunicare molto bene alla massa. È un po' questo si è notato nel suo governo. Nel senso che magari ha fatto un sacco di cose, però non lo sai perché non le ha rese auliche, possiamo dire. Però lui twittava, nonostante tutto. Sì, twittava sempre: sono sereno, stai tranquillo, tutto a posto, ti faccio le scarpe. Quello è Renzi. Esatto. E appunto Renzi che sta cercando di formare il nuovo governo. Ma sì, si è un po' autonominato. Io sono il nuovo re. Io sono leggenda. E adesso ho detto legge io. Oh, lui mi sta molto simpatico, devo dire. No, a me piace come persona, però questa cosa qua, ti dico sinceramente, la gente non la vive molto bene. Sì, non la capisce perché continui a cambiare il governo senza votare. Cioè, di solito è una cosa molto Prima Repubblica, ecco. Sai, insomma, presidente del consiglio del PD che se ne va via e ne arriva un altro del PD. Cioè, sì. Ma perché? Cioè, non bastava quello. Alla fine è comunque una persona dello stesso tuo partito. Va bene. Quindi c'è stato lo scontro finale, praticamente. Ma niente, c'è stato prima. C'è stato. È bello che nella stessa giornata ci sono stati due pregiudicati. Come ha detto persino lo stesso Grillo. Sì. Fa due pregiudicati nello stesso posto. Uno è lui. E l'altro? Silvio. Ah, va bene. E infatti, Silvio, prima c'è stato lui che, vabbè, ha fatto il suo solito show. Però nel senso, sono molto contento di essere venuto qua con te. Aveva fatto ridere quando gli ha detto a un certo punto: comunque, io non lo so fare. Sì. Finalmente c'è un presidente del consiglio che ha la metà esatta dei miei anni. È vero. E vabbè, sai, è una cosa che fa strano alla fine. Può essere il suo bisnonno, neanche nonno. No, vabbè. Voglio sapere un attimo, velocemente, Francesco, se mi fai l'imitazione di Berlusconi, che è sempre bellissima la tua imitazione di Berlusconi. Ti prego, fammela. Perché c'ha un accento stranissimo che poi degenera, no? Parte milanese e finisce toscano. È bellissimo, Francesco che imita Berlusconi. Va bene, no, e poi. Però allora, ti dico, prima c'è stato Silvio che, vabbè, è andato tutto bene con l'occhio. Lui ha detto, forse darò la fiducia su questo. Sì. Ma il vero show è stato, si è consumato il giorno prima a Sanremo. Sì. Perché il vero comizio l'ha fatto a Sanremo. Sì. Se ci pensi. Il giorno dopo, in diretta sempre. Il giorno dopo, in diretta, l'ha fatto a. In streaming. Prima, una delle poche volte. L'ha fatto andando a parlare. Lui non voleva, c'è da dire, andare a parlare con Renzi, perché è la rete che gli ha ordinato andare a parlare. Quindi lui praticamente è andato a parlare, non ha detto niente, è andato via. No, allora hanno calcolato che Renzi ha parlato 1 minuto e mezzo. Sì. Gli ha dato un minuto alla fine, aveva detto. No, gli fa, ti do un minuto, ma poi ha parlato. Poi non l'ha dato lui, vabbè. Il problema è che, come ho letto sui commenti di Beppe Grillo sul suo blog. Oh, fantastico, vai, mitico. Ecco, la gente si è divisa lì. Nel senso, non tutti l'hanno appoggiato a pieno, perché alla fine, come dicono la maggior parte della gente, è un'occasione buttata al vento. Sì, dispiace un po', perché non capita sempre di avere l'occasione di fare qualcosa e tirarsi indietro. Cioè, alla fine, come ho sentito da molti pareri, era
Ma cioè, hai avuto avevi l'opportunità, non dico di andare al governo, ma di fare qualcosa. Sì, di trattare qualcosa sulle riforme, dire noi siamo d'accordo per fare questa cosa che piace anche a voi, la facciamo. E invece sei andato lì per fare il tuo show. Sì, ha fatto il suo show. È stato bello anche quando Renzi gli ha detto esci da questo blog. Sì, esci da questo corpo, gli ha detto. È stato, beh, comunque è stata una cosa strana perché mi ha perplesso, ecco, abbastanza. Comunque alla fine è un luogo ufficiale, sì. Devi fare le cose per bene a quel punto di vista lì. Io non ce lo vedo, ecco, lui a trattare con un capo di governo di un altro paese, ci bombarderebbero subito. No, secondo me gli dà contro, tipo, sì. Io so che c'è questo, esatto. So che c'è quell'altro. Insomma, la democrazia è un'altra cosa. E comunque, popolo di Grillo, popolo d'Italia, popolo di tutti, sapere cosa ne pensate e condividete, scrivete, fate tutto quello che volete. In arrivo la canzone di Nervo, You're Gonna Love Game. Avete ascoltato Nervo o Nirvo? Come si dice? Qual è la pronuncia corretta? Non si sa, tra l'altro. Ma poi sono solo le Nervo. Nervo con You're Gonna Love Again. Bellissimo questo pezzo che ci siamo appena ascoltati. E poi non sono le Nervo. Sì, le Nervo. Scusa, meglio. Cavolo, io me lo scordo sempre. Vabbè, è vero. E da quella volta che l'ha detto, io vero, ho capito che ormai sono le Nervo. Ero già stato sgridato per questa cosa. Si nota poi che sono due ragazzi. Va bene, non vedo il video da qua io. Quindi sono costretto a sentire solo la canzone. Sì. Canzone sì. Che comunque è bella. E sono felice per questa cosa. E è mezzanotte precisa, ma è l'ultimo intervento di oggi. E io, come ultimo intervento, devo dire due cose serie, no? La prima che deriva da... Ma da quando? No, la prima è una cosa bellissima. Cioè, nel 2015 la Nike ha annunciato... No, ho già capito, Nike ha annunciato basta. Il modello Power Laces, che praticamente sono le scarpe di Ritorno al Futuro. No, ma veramente. Quelle di Ritorno al Futuro 2 con gli autolacci. Allora, dopo quanto le prendi? Adesso vediamo quanto costano, però se è abbordabile... Vabbè, ho capito. Non le prendi? Gli ultimi erano state messe in vendita su eBay da, sempre da Nike nel 2011, che si chiamavano Air Mag, Norwegian Nike Mag, e solo che avevano dei prezzi esorbitanti perché erano solo 1500 pezzi e non andavano bene. Vabbè, ma queste sono di più, però queste saranno probabilmente di più, forse più abbordabili, più buon mercato, e quindi spero di sì. La cosa figa di queste qua è che hanno i lacci che si godono da sì, solo. Gli autolacci. Cioè, ma volete capire? Io che notoriamente non so lacciarmi le scarpe, per me è una cosa positiva. Fighissimo. C'era in passato tipo tutte le varie categorie di sistemi per non allacciarsi le scarpe, cioè metterci i lacci sotto, c'erano quei lacci strani che erano tutti a codino coda di maiale, quelli che si attorcigliavano. E poi c'è lo strap, per favore. Beh, lo strappo che però fa un po' sfigato dopo una certa età, quindi non puoi più mettertelo. E quindi devi tipo puntare su nuovi sistemi. Però dai, allora onestamente quanto le aspettavi? Io sì, ci speravo tanto, soprattutto nel 2015, perché appunto Marti va nel 2015 e se le mette nel 2015, quindi è tutto collegato alla fine. Ma che cosa, allora onestamente, rispetto a Ritorno al Futuro, fammi una rapida di quello che doveva esserci già e invece quello che non c'è. Beh, allora c'è lo skateboard volante, non c'è ovviamente. Poi la macchina fotografica piatta, con lo schermo piatto c'è. Sì. La TV a schermo piatto ovviamente c'è. E poi la macchina volante no, non ci sarà mai, ecco, è una cosa bruttissima. Ah, perché loro pensavano che il futuro era nei mezzi di comunicazione, nei mezzi di spostamento, no? Fisico. In realtà adesso il futuro è nei mezzi di comunicazione, cioè si arriva veloci da una parte all'altra del mondo con la tecnologia, stando fermi però, non muovendosi. Beh, a me faceva un sacco ridere la centrifuga. La centrifuga? Quella che ci metti dentro gli scarti e poi dopo andava la benzina. È vero. Bellissimo. Mr. Fusion, il generatore di fusione. Bellissimo. Poi c'era l'idratatore. L'idratatore non esiste ancora, ecco. Però alla fine c'è, più che altro... Il videotelefono c'era. C'è. Esiste. Adesso esiste. Però vabbè, non c'è tipo il coso che you are fired dappertutto. Vabbè, quelli erano i fax. I fax adesso sono quasi morti invece. Invece loro pensavano che sarebbero stati. Qualcosa stanno, durano ancora un pochettino. Un pochino, però comunque poco. Non più come l'uso di prima, ecco. Però insomma, dai, alla fine, cioè, quindi felicissimo. Come la prendi del fatto che ormai siamo nel 2014 e manca un anno e vedremo queste scarpe. Sono veramente felice. Ma è una cosa figa, perché nel senso, più che altro rispettano proprio il film. Sì, è bello. Danno, sai cos'è la cosa più bella? Che nonostante il film ormai sia del... Il film è dell'89, tutto un sai che ancora è molto così bello. Tanto. Sì, sì. Cioè, nel senso, meglio, perché. Molto meglio, io sono felicissimo, sì, ovviamente. Certo, però nel senso, non pensavo che la Nike potesse dare questo rilievo sì, e spessore a questa cosa. Se qua. Vi piace questa cosa, condividetela. Certo. Insomma, io sono felice, ecco. Avete fatto una persona felice. Vabbè, possiamo andare dopo e per questa. Per questo vi ringrazio. E invece, purtroppo, da una petizione che ha avuto successo, come quella per le scarpe, a una petizione che non so se avrà successo. Infatti, io voglio chiudere Speriamo. In maniera seria, perché guardando le notizie in settimana mi ha
un po' commosso questa cosa. Si parla di i lavoratori della Fivit Colombotto di Collegno, che è un'azienda che è stata assorbita nel 2003 dal gruppo lombardo Agrati e produce vite e bulloni per auto. Sì. Questa azienda ha deciso, cioè l'azienda madre ha deciso di chiudere questa azienda che aveva comprato, e quindi ha lasciato molti lavoratori, più di 70, senza lavoro, ovviamente, tutti disoccupati. C'è stata un'iniziativa dei bambini, i figli di questi lavoratori, che hanno mandato all'azienda dei disegni in cui tentano di non fare licenziare i loro genitori. Sì. Ti stringe il cuore, ecco. C'è il primo, lo voglio leggere: non licenziare mio papà, fai tornare il sorriso alla mia famiglia. Poi andiamo al prossimo: Agrati non chiude più, il regalo che vorrei. Poi io amo il mio lavoro col papà che va al lavoro. Io amo il mio lavoro. Poi dopo, mio papino, non c'è bisogno che piangi di nascosto, perché anche se davanti a tutti noi sorridi, ho capito tutto, stai tranquillo, io sto per piangere, ci sarò anch'io nelle tue lotte, perché non lascerò mai la mano che tu stringi per 11 anni. Dai, molto dolce. Avete in mano il futuro del nostro papà, ricordatevi che dal suo futuro dipende anche il nostro. E poi dopo Giulia, 6 anni, state rovinando il nostro Francesco sogno. Francesco Tresto, sì. E basta, sì. È un momento serio che ci sta e bisogna farlo, perché bisogna rendersi conto che in Italia molte persone se la passano molto male. Sì, io volevo chiudere in questo modo comunque per sottolineare la loro e riportare ancora di più, certo, la loro iniziativa, anche se probabilmente saranno stati un po' forzati dai genitori, comunque è una bella cosa. No, ecco, va bene così. Sì, mi dispiace. Non c'è nient'altro da aggiungere, direi, no, a parte iscriversi al nostro canale, mettere mi piace e condividere i nostri video. Sì, in finale c'è stata una scarpa, non so, magari chissà che non possano regalargliela. Se sono, ma se non sono so riassunti, se gli serve. Va bene, e mezzanotte 6 minuti, io vi ringrazio per aver guardato questa puntata, vi sì, invito a condividerla, a cliccare mi piace e iscriversi tutto, al nostro tutto, canale. Tutto. Ci diamo appuntamento giovedì prossimo dalle 11 a mezzanotte. Ci siamo sempre. Sempre con Andrea, Eugenio, Francesco, Luca e i nostri ospiti che stasera non salutano più. No, puoi inquadrarli velocemente, Luca, li salutano e va. Va bene. La robocamera, salutate la robocamera che si sta muovendo rapidamente verso di voi, guarda. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte.